Se il buongiorno si vede dal mattino, la pratica si assomiglia. Nessun neologismo alla Massimo Catalano, ma la realtà dei fatti. Vi ricordate il nostro reportage dalla spiaggia del Lido di Staranzano di qualche settimana fa? Bene, oggi lo scenario apparso ai nostri occhi è ben diverso. Pare che il messaggio mediatico arrivato attraverso i nostri canali digitali abbia fatto il suo dovere, abbia e non ha, perché qualcosa c'è ancora da sistemare. La spiaggia è stata ripulita dalla presenza di escrementi marini registrati dal nostro primo passaggio e la montagna di alghe putrefatte, roba da chiedere all'amico Kainero di inserirla al posto del crostis al giro, è stata quasi tutta smantellata e trasferita nell'opportuna sede. Va detto per dovere di cronaca che nei giorni successivi avevamo chiesto un appuntamento al sindaco di Staranzano, ma motivi X, Y e Z hanno sempre rimandato la risposta. Da bravi cronisti di provincia, contro il logorio della cronaca moderna, documentiamo a voi, gentili telespettatori, che il quarto potere esiste. D'altronde la TV si vede, il giornale si scrive. Possiamo ribadire che siamo in Italia, dove tutto è possibile, niente impossibile, tanta strada c'è da fare, ma chi ben inizia, al sindaco e giunta di Staranzano non resta che dire. Quello che al mondo ci può capitar, non si sa mai, non si sa mai, quello che è stato non può più tornare, non si sa mai.